Questo meraviglioso esemplare di volpino si chiama Angelo, ma qui tutti lo chiamano Sbirù, diminutivo di sbirulino. Angelo si trova in una pensione per cani dopo essere stato tolto da una situazione in cui era finito perché il suo ex padrone non aveva intenzione di tenerlo nel momento in cui lui non faceva più il suo dovere di volpino che dà l'allarme quando vengono gli intrusi. Con quale colpa lui è stato allontanato quindi? Non faceva più il cane che dà l'allarme e in più rincorreva i conigli del posto dove viveva. Nessuno ha avuto comprensione per lui, lo hanno preso e l'hanno regalato al primo che ha accettato di prenderlo, il quale lo ha messo in un posto dove lui doveva stare a stretto contatto con cani grossi, con cani poco amichevoli nei suoi confronti, e per questo il piccolo viveva nel terrore in quel posto. La sua veterinaria, andando in visita ai cani di quel posto, lo scopre un giorno lì in mezzo a loro, si dispiace della situazione, capisce che il poverino era stato praticamente abbandonato e lo porta in salvo in una pensione. Da allora è passato un po' di tempo, si sperava di sistemare in zona Angelo, purtroppo nessuno lo ha voluto, sono stati fatti diversi tentativi. Lui è un cane bellissimo, strano che non l'abbiano preso, però questo vi fa capire come dalle nostre parti qui al sud i cani anche più belli, più dolci, non li vogliono. E per questo ci dobbiamo rivolgere a tutta Italia. Guardate che meraviglia. Lui quindi è un volpino italiano, parliamo di un cane di razza, di 5 anni, ha un pelo meraviglioso e un batuffolo. Un po' cicciotto perché è stato castrato e quindi ha messo su un po' di ciccia, ma anche per il fatto che non fa tanto movimento perché vive in un box. Guardate quanto è dolce e remissivo questo cane. È arrivato il momento ora di trovargli una famiglia. Basta vivere in un box da solo, anche se qui è bello, non è un canile, comunque il povero Angelo deve vivere in solitudine quando a lui piace stare, come potete vedere, con le persone. È molto coccolone, molto affettuoso, cerca sempre il contatto umano e gli piace anche giocare con gli altri cani. È un amore, gli vogliamo tanto bene e vorremmo vederlo finalmente felice. Se siete interessati ad adottare questa meraviglia di cane, che è una taglia piccola, ma adesso che è un po' cicciotto peserà poco più di 10 kg, non pensate che sia un cane di 4 kg, ecco, siamo intorno ai 10 kg. Va bene, però non cresce più perché ha 5 anni. Lui ha bisogno di cure anche con questo pelo, non può stare in campagna, deve essere regolarmente spazzolato. Va bene se avete uno spazio esterno, perché a lui piace anche stare all'aperto, è abituato. È vissuto da cucciolo all'aperto in casa, lui non c'è mai stato, però non può essere lasciato a se stesso, la cura del manto deve essere quotidiana per cani come lui. Angelo, se me lo chiederete in adozione, vi arriverà vaccinato, lui ha sempre fatto i vaccini comunque, e microchippato, già microchippato, e come vi abbiamo detto prima, castrato, quindi se avete femmine anche intere, non so, non c'è pericolo che lui si accoppi. È proprio un bravo cane, un bellissimo e bravissimo cane che merita la famiglia migliore del mondo. Chiamate per lui. Basta vivere nel box. Quest'estate la deve passare al fresco. Il povero piccolo Angelo. Buona fortuna, piccolo. Ciao, amore.